Secondo voi è giusto o sbagliato chiedere agli altri, amici o parenti, quanto guadagnano? Fidanzato sei a zio. Ma tu quanto guadagni? È giusto chiedere agli altri quanto guadagnano? In questo video parleremo dei pro e dei contro. L'ho chiesto anche a voi con un sondaggio sul mio account di Instagram, che discuterò in questo video. E l'ho chiesto anche ai miei amici in giro per strada. Se siete interessati a capirci di più, continuate a vedere il video. Qualche giorno fa ho scoperto una pagina che si chiama Salary Transparent Street, cioè strada del salario trasparente in italiano più o meno. E ci sono questi tizi che vanno in giro per le città americane a chiedere alla gente per strada quanto guadagna. E la gente, stranamente, risponde. I'd say around 80,000 a year. Quasi tutti dicono esattamente quanto guadagnano, la loro professione e anche qualche domandina di contesto. I work on Capitol Hill as a deputy chief. Human resources for an international affairs organization. How much do you make? I make 120. I make 85,000. Come sapete, io ho fatto appena due video sul mio canale dove chiedo alla gente quanto spende, faccio domande un po' sui soldi in giro per Milano e le persone sono decisamente diverse. Fanno fatica proprio a parlare di soldi, è un argomento un po' scomodo, di cui in Italia si tende a non parlare. Stiamo facendo un video sulla vita... No, niente, manco... Un video sui costi di Milano. Come lo fai? L'informatico. Quanto guadagna un informatico qua? Non mi dire la cifra. Dipende dal settore, ecco. Ora, non esageriamo, non è una cosa solo sull'italiana. In generale, chiaramente, è un argomento privato. Però c'è da dire che effettivamente l'argomento in Italia è trattato un po' come se parlarne sia sbagliato. Per chi non lo sapesse, alla fine dell'anno o all'inizio dell'anno seguente racconto quanto ho guadagnato nell'anno. Perché lo faccio? Perché per la gente che mi segue, secondo me, può essere un valore. Sapere esattamente, in maniera trasparente, come funziona il mio lavoro. Può essere di ispirazione, ma può essere anche praticamente utile. Farsi un'idea di come sia il mondo reale del lavoro. E faccio questi video perché sono i video che io avrei voluto vedere quando sono uscito dal liceo e non sapevo come fosse il mondo del lavoro, non sapevo come investire, non sapevo come spendere, dove spendere, non sapevo quanto guadagnassero gli altri youtuber e le altre persone che facevano il mio lavoro. Per cui mi sono reso conto che parlare di soldi era una cosa che non faceva nessuno, invece era fondamentale. E per questo la missione del mio canale è proprio quella di raccontare la mia vita in maniera trasparente, anche a scapito di un po' di privacy, ma a me non importa, per essere utile agli altri. Come avete intuito, la finanza personale mi sta a cuore. E sapete a chi altro sta a cuore? Ai ragazzi di Tinab, l'app per gestire a tutto tondo le proprie finanze. Anche loro sono impegnati nella divulgazione finanziaria. Non solamente con il blog e con il canale YouTube di Investiamo a cui dovreste essere iscritti, ma anche supportando realtà che fanno del bene, come per esempio Porto Franco. Porto Franco è un'associazione di volontariato che da più di 20 anni si occupa di dare una mano ai ragazzi a studiare, lotta contro la dispersione scolastica, quindi i ragazzi che abbandonano la scuola. Completamente gratuita, vengono, fanno un colloquio, capiamo quali sono le loro necessità e offriamo loro la possibilità attraverso un'app di prenotare dei professori volontari. Insieme a loro qualche giorno fa ho fatto una lezione per un progetto che stanno portando avanti, dove si occupano di insegnare ai ragazzi la finanza personale. Ve ne parlerò più avanti del video, quindi continuate a guardarlo. Questo video quindi parleremo di se è giusto o sbagliato in particolare chiedere alle altre persone quanto guadagnano o rivelare noi quanto guadagniamo. Come prima cosa ho fatto una cosa che non faccio di solito, cioè ho fatto un sondaggio su Instagram per sapere voi cosa ne pensavate. Voi siete il mio pubblico, quindi dovreste essere un po' più aperti, immagino, rispetto alla media, perché mi seguite su questi argomenti. Almeno vi interessa sapere queste cose qua. Diamo già per assunto che sappiamo che l'argomento del denaro sia molto importante nella nostra vita e non sia sbagliato parlarne, e ho fatto un po' di domandine. Vediamo un po'. Prima domanda: chiedere alle persone quanto guadagnano è giusto o sbagliato? Questa è la domanda di apertura all'argomento. Il 77% delle risposte sono state positive, è giusto, con 3241 voti. E addirittura il 23% delle risposte, quindi quasi una su quattro, ha risposto sbagliato, 947 persone. Al che mi sono detto, scusatemi, ma voi pensate che sia utile o inutile chiedere agli altri quanto guadagnano? E anche qua risultati molto simili. Il 76% mi ha detto utile, 3390 persone. E il 24%, quindi anche qua praticamente un quarto, 1000 persone, inutile. Cioè una persona su quattro di quelle che hanno votato pensa che non sia utile chiedere agli altri quanto guadagnano. Al che ho fatto un'altra domanda per approfondire: ma tu sai quanto guadagnano i tuoi amici, i tuoi colleghi, i tuoi familiari? La maggior parte delle persone hanno risposto solo qualcuno, 2922 voti, il 65%. Un buon 15%, sì, moltissimo, quindi una persona e mezza su 10 assolutamente sa gli stipendi di amici, colleghi, familiari. E poi non, un 20%, quindi una persona su 4 non sa niente. A quel punto ho dovuto fare una domanda aperta: chi ha risposto che è sbagliato mi scriva perché. In tanti ovviamente hanno scritto dipende, ma ovvio che dipende dal contesto, dalla situazione. Non è che io vado da uno a caso e gli dico quanto guadagni. Chiaramente intendevo che è solo il momento giusto. Il primo tema che emerge è un tema di educazione o eleganza, per cui può risultare poco educato, poco elegante fare i conti in tasca agli altri. E qua mi sento di dire, effettivamente può risultare non elegante in questo momento in Italia. D'altro canto, questa è una diretta conseguenza del fatto che sia un tabù parlarne. Chi l'ha detto che è maleducato chiedere quanto uno guadagna? Ma tante altre cose anche più personali, riguardanti magari la vita privata, le relazioni o la salute, le altre cose invece non sono maleducate da chiedere. È chiaramente un discorso puramente arbitrario, per cui sì, alcune persone, se glielo chiedi, potrebbero pensare che sia maleducato o poco elegante. D'altro canto, non penso che questo significhi che sia sbagliato chiederlo in senso assoluto, semplicemente è difficile. Un secondo macro motivo che mi avete scritto in tante salse differenti è il giudizio degli altri, che può essere un giudizio negativo perché guadagni troppo. Chi guadagna troppo viene visto come se li rubasse i soldi, e chi guadagna meno, specialmente molte persone che non sanno proprio come funziona l'economia, guardano chi guadagna tanto con invidia. Oppure il contrario, chi guadagna poco ha paura di raccontare quanto guadagna per paura di essere scoperto.
escluso per paura di sentirsi inferiore o anche per paura di non reggere psicologicamente il fatto che un proprio amico o collega guadagni di più. Quindi il secondo grosso motivo è il giudizio. Il terzo motivo è la privacy. Io non ti dico quanto guadagno perché è un dato personale. La privacy è una delle pochissime cose su cui abbiamo il controllo o facciamo finta di averlo, per cui sono cavoli miei, non te lo voglio raccontare quanto guadagno. E poi c'è anche un motivo di sicurezza, per cui se io guadagno tanto non vado a sbandierare quanto guadagno perché voglio essere sicuro che non mi rubino in casa, tutte queste cose qua. E se guadagno un sacco di soldi può aver senso effettivamente. Al che io ho fatto un'altra domanda, perché non mi bastava, cioè se ve lo chiedono degli amici, familiari, colleghi, voi rivelereste il vostro stipendio? E qua una percentuale più alta di persone, ben l'83% ha risposto di sì, mentre il 17% ha risposto di no. Ribadiamo, ovviamente dipende da chi te lo chiede, come te lo chiede, è una domanda più generale, però vediamo che la percentuale di risposte negative è di meno, quindi vuol dire che effettivamente le persone sono più propense a dire quanto guadagnano rispetto a quello che noi pensiamo. Noi partiamo prevenuti su quello che gli altri potrebbero pensare se noi glielo chiedessimo, ma se gli altri lo chiedessero a noi magari non sarebbe un problema così grave. Ultima domanda che ho fatto: temete che sapere lo stipendio dei vostri colleghi possa rendervi invidiosi o pensate di saperla gestire? Gestire emotivamente i guadagni degli altri, lo sapete fare o non lo sapete fare? E qua mi aspettavo che le persone fossero più presuntuose, mi aspettavo un 90% di sì, lo so gestire, e invece ben un 22% di persone, 718 voti, mi hanno scritto no, non sono capace a gestire questa cosa. Per esempio Elena mi scrive: di base penso che sia un po' maleducato, però poi mi scrive anche: io so lo stipendio dei miei amici che me l'hanno detto e trovo utile saperlo. Spoiler: venivo sottopagata alla grande, per cui da un lato era maleducato, ma dall'altro se non l'avessi mai chiesto non avresti mai scoperto di essere sottopagata. E un'altra ragazza mi aveva scritto una cosa simile e ha detto: in realtà grazie al fatto che l'ho scoperto sono riuscita a chiedere un aumento. Per cui di nuovo pensiamo che sia sbagliato, ma poi c'è molto utile. Un altro tema che emergeva era il fatto di dare troppa importanza ai soldi, del tipo: io ti chiedo quanto guadagni, ma se te lo chiedo sembra che mi interessi solo quello, sembra che allora ti riduco solamente a quello, quando in realtà un'informazione in più non dovrebbe mai annullare le altre. Mi sembra pure qua un po' uno stereotipo, per cui il denaro è così malvagio che se scopro quanto guadagni allora mi interesserà solamente di quello. Come sapete, io da quasi 2 anni ormai ho anche la mia agenzia, lavoro con dei dipendenti, per cui queste domande me le faccio anche in termini di: è giusto che le persone che lavorano con me parlino apertamente dei loro stipendi? Secondo me sì, ma ho fatto questa domanda anche a Luca di Scacciate, che voi non lo sapete ma ha ben 24 dipendenti assunti nella sua azienda. Luca, secondo te è giusto o sbagliato chiedere alle persone quanto guadagnano? È giusto, potrebbe dare fastidio perché abbiamo questo retaggio dal nostro passato, soprattutto in Italia, che parlare di soldi è un tabù e tante persone non vogliono parlare di soldi perché sono loro ad avere un problema con il denaro, quindi tante volte può dare fastidio per questo. Ma se contestualizziamo la domanda e soprattutto se diamo le mani avanti dicendo che se non mi vuoi rispondere non ci sono problemi, secondo me è un argomento che poi del quale si riesce a parlare tranquillamente. È utile secondo te parlare di quanto si guadagna? Secondo me sì, perché tante persone tendono ad avere un'idea completamente fuori dal mondo di quello che può essere un guadagno di una persona, e invece parlare di questo argomento mette tutti sullo stesso piano e dà a tutti un punto di riferimento. Tante volte noi siamo portati a pensare che chi guadagna tanto è perché in qualche modo ha approfittato delle persone, no? In verità, secondo me, è semplicemente una questione di impatto. Se tu hai tanto impatto nella vita delle persone, in qualche modo questo impatto si traduce anche in soldi. Tu preferiresti che i tuoi dipendenti si parlino fra di loro su quanto guadagnano o no? Guarda, da noi praticamente tutti sanno quanto guadagnano gli altri. Quando ne parlano è un ottimo modo proprio per fare anche un momento di valutazione. Cioè, quindi, siccome almeno in azienda da noi siamo convinti che è giusto valorizzare le persone se sono brave, nel momento in cui qualcuno viene da me avanzando delle richieste, ci sediamo e le valutiamo. Noi abbiamo capito fin da subito che la trasparenza era una cosa che portava serenità in azienda. Franz, secondo te è giusto o sbagliato chiedere alle persone quanto guadagnano? Dipende dove abitano. Se abiti in Italia è sbagliato, perché c'è una concezione diversa del denaro. Se abiti in America lo puoi chiedere perché nessuno gli frega niente, nessuno è invidioso, nessuno rosica, quindi... Che concezione c'è in Italia, scusa? Tanto stai calmo. Beh, in Italia, cioè, quando sai quanto guadagna una persona c'è sempre un po' di invidia, non c'è "oh che figo, voglio essere come lui, divento suo amico e cerco di..." Se qualcuno ti chiede quanto guadagna, tu glielo diresti? No. Perché no? Che ti frega? Che sei dell'agenzia di entrate? Magari è interessante. Magari se... vuole fare lo youtuber. Se vuole fare youtuber ti impegni, studi e capisci che devi fare, no, quanto se guadagni. Non sai quanto guadagni. Ma è l'ultima cosa capire quanto guadagni. Però magari lo vuole sapere, magari è utile. No. Sono a Piazza Duomo, vediamo cosa ne pensa un po' il popolo. Guardate un po' che bello. Secondo te è giusto o sbagliato chiedere agli altri quanto guadagnano? Non lo so, dipende, se un amico sì. Penso sia giusto. Sincero? Sì, perché no? Secondo te è giusto o sbagliato chiedere agli altri quanto guadagnano? Sbagliato. Come mai? Ma sono fatti loro. Sono fatti loro. È importante. Dipende. Puoi mettere in difficoltà la persona a cui lo chiedi? Poi dipende, se mi devono i soldi è giusto. Per me è sbagliato. Ah no, dai, si può chiedere. Come mai è sbagliato? Un po' scortese secondo me. Amici ancora. Okay. Se parente che ho incontro soltanto a Natale, una volta all'anno, mi sembra un po' scortese. Vai là, non lo vedi da
da 6 mesi. Oh, ma hai comprato il coso da 5 euro? Quanto guadagni al mese? Fidanzato sei a zio. E tu quanto guadagni? No, non è giusto, come mai? Perché sono fatti suoi quando guadagni. Sono fatti loro. Ma non lo so, bisognerebbe sdoganare anche un po' di più. Bisogna sdoganare? Sì, però io non lo chiedo. Però può essere utile. Sì. Secondo te? Colleghi no, che poi ci si fanno le rivalità, le cose. Amici? Parenti sì. E tu invece? Anche secondo me. Ma più o meno tutti. Si può dire? Sì. Secondo voi è giusto chiedere agli altri quanto guadagnano? No. Come mai? Può anche chiederlo, basta che l'altro abbia voglia di rispondere. Detto ciò, ragionando a questo argomento, ho fatto le mie considerazioni. Chiedere agli altri quanto guadagnano, o quindi rivelare anche il proprio stipendio per saperlo tutti quanti, è utile sicuramente per sapere se si è sottopagati o pagati di più della media. Già solo per questo uno dovrebbe farlo. In secondo luogo, è utile anche sapere gli stipendi delle altre persone che non lavorano con noi, che lavorano anche in altri settori, giusto per farsi un'idea di com'è il mondo del lavoro al di fuori di quello che facciamo, per uscire dalla nostra bolla. Magari non lo sappiamo, ma potrebbe essere addirittura meglio cambiare settore, cambiando lavoro, facendo lavoro simile. Come creator, per esempio, tra di noi youtuber spesso ci chiediamo quanto ti ha pagato quel brand, quanto sei stato pagato, quanto ci facciamo pagare per questa cosa. Questo perché un brand potrebbe riuscire a pagare pochissimo un influencer magari poco cosciente del proprio lavoro e pagarne tantissimo un altro. Se invece loro due si parlassero, il brand sarebbe costretto a pagarli giustamente entrambi. E da agenzia confermo questa cosa: è meglio che i creator si parlino fra di loro. Anche per il discorso dei dipendenti penso la stessa cosa: è giusto che le persone che lavorano in un'azienda si parlino fra di loro su quanto guadagnano, perché così ci si è costretti a fare delle domande. Io non penso che non esisterà il giudizio degli altri, non penso che non esisteranno i malcontenti e le invidie, ma penso che sia una fase necessaria da superare. Un po' di sofferenza è necessaria per superare quello scoglio e iniziare a farsi delle domande più pensate. Perché guadagno di meno di un'altra persona? Cos'è che il mercato valorizza? In base a cosa uno stipendio è più alto e più basso? Allora si passa dal pensare che lo stipendio è più basso perché il mio datore di lavoro è cattivo, al cercare di capire meglio come funziona il mondo del lavoro. Se partiamo da una situazione disastrosa dove nessuno sa come funziona veramente il mondo del lavoro, è normale che si passi per una fase di invidia, una fase in cui psicologicamente si può soffrire un pochino. Però se questo ci fa crescere, direi ben venga. La mancanza di contesto è un tema. Effettivamente non ha assolutamente senso andare da una persona a chiedere quanto guadagna e poi sparire. A quel punto è un numero sterile, un flex fine a se stesso. Il contesto è fondamentale per capirci di più. Per cui addirittura conviene non solo chiedere lo stipendio, ma chiedere anche tutta una serie di altre informazioni. Questo ci sprona non a chiedere di meno, quindi a non chiedere neanche lo stipendio, ma ci sprona a chiedere di più, a fare delle conversazioni più accurate e sincere. Ogni volta che io chiedo agli altri quanto guadagnano, imparo qualcosa di nuovo. Durante le mie interviste con gli imprenditori, anche se non in maniera così sfacciata, mi informo sempre sul fatturato, su quanto si portano a casa dall'azienda, su come si vivono questa vita, perché cerco di immedesimarmi sul me futuro, che io voglio fare l'imprenditore, voglio crescere come imprenditore e cerco di capire com'è veramente quel mondo. Altrimenti vivo di stereotipi, vivo di una mia visione che potrebbe anche non essere vera. Invece è giusto che io, quando ho la possibilità di parlare con gli imprenditori, gli faccia questo tipo di domande. Alcuni sono più aperti a rispondere, altri meno. È la vita. Il tema della privacy e della sicurezza rimane. Se mai un giorno io dovessi essere veramente, veramente straricco, allora magari la farei più fatica a spiegare i guadagni. Magari lo farei comunque investendo molto sulla mia sicurezza. Non lo so. Pensa alla gente come i mega miliardari che sono su Forbes, che fanno solo articoli sui loro guadagni, non so come fanno. Come dicevo, questo video è possibile grazie a Tineb, che tra tutte le funzionalità, da pagamenti di tutti i giorni, bollettini pago PA, bonifici, trasferimenti peer-to-peer, gruppi di spesa per viaggiare e fare regali, il Robo Advisor e Tineb Crypto per gli investimenti. Tra tutte queste, la mia funzionalità preferita sono le raccolte fondi. E Tineb ne ha creata una apposta per supportare Portofranco, quindi vi consiglio di donare e lo farò anche io appena pubblico il video. Oggi completiamo il corso di Economy Survival. È un corso di economia finanziaria che abbiamo pensato per i ragazzi qui in Portofranco. Ci siamo detti che cosa possiamo fare noi per fare la nostra parte. È nata l'idea di questo corso ed è nata l'idea di un progetto di crowdfunding, cioè l'obiettivo appunto di raccogliere fondi a supporto di questa associazione. Uno dei servizi distintivi di Tineb è il crowdfunding: modulare, trasparente, sicuro, facile da utilizzare. In pochissime ore è possibile creare una raccolta fondi super trasparente, perché l'importo raccolto è sempre visibile, i donatori possono decidere di rendere visibili i propri dati oppure no, ed è possibile appunto donare con tutte le modalità di pagamento: Tineb, carte di pagamento, PayPal. Come ho detto, anch'io donerò per la raccolta fondi di Portofranco. Se volete farlo anche voi, vi basta andare su Tineb, aggiornare l'app, andare su community, donazioni e la trovate subito. Potete pagare direttamente con Tineb, altrimenti con carta o con bonifico. Potete vedere chi ha già donato e la bacheca con tutte le cose che succedono. Tu hai modo di incontrare un sacco di ragazzi. Un tema, insomma, centrale dell'educazione è proprio la parte finanziaria, il fatto che spesso esci da scuola o comunque vieni introdotto nel mondo degli adulti e non sai come gestire i tuoi soldi, non sai come funziona, rischi anche di batterti in truffe. La risposta è sì, nel senso che è un assolutamente un tema caldo, e dico anche un po' da papà, è un tema che si fa fatica spesso a raccontare perché tanto non mi interessa, perché tanto ci avrò tempo. Invece si è, penso, abbassata anche l'asticella dell'età, quindi è importante cominciare da piccoli, si dice così. Anche perché, per esempio, qua a Portofranco aiutate ragazzi in quello che imparano a scuola. Purtroppo a scuola raramente ci sono materie dedicate a questo. Sì, questa è un po' una caratteristica di Portofranco generale, cioè la possibilità che hanno qui di studiare le materie curricolari, e poi durante l'anno spesso noi offriamo la possibilità
possibilità di incontrare persone o esperti di determinati settori, storia, approfondimenti culturali, anche sociali, approfondimenti appunto economico-finanziari, per dare a loro una visione completa della realtà. Ovviamente ragazzi, noi non siamo i nostri soldi, ma non per questo i soldi non sono una cosa importante. Dobbiamo comunque parlarne. Anzi, prima ci facciamo pace, più li conosciamo e meno sarà difficile parlare del proprio stipendio. Tutti i contro di cui abbiamo parlato, l'educazione, l'imbarazzo, l'invidia, derivano dal fatto che c'è poca educazione finanziaria, in gran parte. Quindi sebbene lo stipendio non sia la cosa più importante di una persona, non facciamo neanche finta che non sia importante. E soprattutto impariamo l'educazione finanziaria. In descrizione trovate il link per Tinaba e per donare per la raccolta fondi di Porto Franco. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate e ci vediamo con il prossimo video. E se volete sapere quanto ho guadagnato io, fate arrivare questo video a 10.000 like e 100.000 view. E vi condivido il video con i guadagni del 2022, dove dico tutto.